Il notaresco si piega ma non si spezza e torna a casa con un punto di sostanza contro un avversario di assoluto valore che nella circostanza dilapida alcune colossali palle gol. Gli uomini di Cudini offrono una buona prova, soprattutto nel primo tempo. Soffrono in avvio di ripresa però quando la Sangiustese potrebbe passare, ma nel finale rialzano la testa provando nuovamente a pungere. Cudini, che torna per la prima volta da avversario al San Filippo, ruota 4 uomini rispetto al derby vinto in settimana con il Pineto. Petrarulo rileva nei compiti il grande ex della sfida, Minella, out per squalifica. La Sangiustese, orfana del bomber Quintero, si schiera con il 3-4-3. I rossoblù abruzzesi hanno un migliore approccio alla contesa e negli spazi provano subito a far male. Al quinto Moretti arriva con un pizzico di ritardo sul tracciante di Candellori. I marchigiani sono più manovrieri, come loro costume, mentre il notaresco cerca sempre la verticalizzazione quando torna in possesso di palla. Al tredicesimo Chiodini è attento sul tentativo di Liguori, liberato al tiro dopo l'apprezzabile scambio Moretti-Petrarulo. In una sfida tatticamente bloccata, un episodio estemporaneo potrebbe mutare gli equilibri. Al 32esimo il direttore di gara valuta falloso l'intercetto di Lilollo sul traversone di Pezzotti. Camillucci va sul dischetto, ma Monti è prodigioso nella respinta e nella sostanza chiude anche lo specchio a Chedira che fallisce il tapin. Passato lo spavento, il notaresco si rivede in avanti al 37esimo con il piazzato di Lilollo, che Chiodini addomestica in volo plastico. Altro discorso la ripresa, almeno sul piano dello sviluppo. La Sangiustese alza da subito i ritmi, mentre il notaresco rischia di capitolare. Al settimo un errato disimpegno mette in azione Argento, sul traversone Chedira in corna a colpo sicuro. Dalmazzi salva sulla linea. Insistono i bianchi di Senigallesi. Al 13esimo ci prova Pezzotti, bravo Monti a deviare oltre la traversa. Rispetto alla prima frazione il notaresco sembra allungarsi troppo in campo e non riesce quasi mai a ripartire. Al 27esimo Tizzi, da poco in campo, scarica sul fondo un pallone decisamente invitante. I marchigiani sciupano ancora 2 minuti più tardi, Chedira in velocità si beve la difesa avversaria, ma una volta in area spara alle stelle. Cudini nel frattempo prova ad inserire forze fresche e progressivamente i suoi tornano ad essere più equilibrati in campo. Prima della fine è Manari a creare scompiglio nella difesa di casa, ma nessuno dei suoi è pronto a sfruttare il servizio. Finisce 0-0 e il pari consente al notaresco di tenersi stretto il terzo posto in una giornata decisamente complicata.